Ciao Marcelli e bentornati sul canale, come state Marcellini? È tutto bene? Bene, oggi finalmente è ritornato il powder, quindi siamo circa verso la fine di febbraio per collocare un po' le tempistiche. È tornato il gran powder e quindi cosa si va? Si va a sciare. Si va a sciare con la crew e questa volta la crew sarà composta da dei soggettoni. Non male, non male. Tiziano e Luca ci sono sempre, tranquilli. Loro ormai fanno parte delle avventure di Giubi. Però oggi andremo ad introdurre due o tre nuovi soggettini che mi faranno venire la pelle d'oca. Detto questo, come al solito, siamo preparati. Sempre belli colorati. Sempre belli carichi come i muli. E adesso andiamo a recuperare il vernerino. E poi quando siamo con la crew vi dico cosa, dove, quando andiamo a fare. Penso che oggi comunque, dato il bollettino valanghe, che se riesco a recuperarvi ve lo metto qui, e andremo probabilmente a fare qualcosa di relativamente facile con pendenze molto molto basse, un 30-35 gradi su Racines, perché bisogna andare alla ricerca di questo po' e bisogna andare a fare chilometri su queste gambe, e proprio perché insomma ne è arrivata talmente tanta di fresca che bisogna approfittarne. Bene, fatto questo, detto questo, ragazzi, ci vediamo dopo, ciao. Volevo farvi l'introduzione della crew. Hai visto che mandria, però qua Dio. Siamo a situazione con l'ama così, e qua dietro adesso vedrete. Puttana, qua non passiamo più, gente, ragazzi. Almeno la neve è bella. Però sì. Beas e Beama. Sì, la situazione è un po' ostica per sto arrivare a sto attacco. Sono le 9:30 e ancora dobbiamo partire. Quindi... Però detto ciò, ce n'è tanta di neve, quindi credo che ci andremo a divertire. Ed eccoci, ragazzi, partiti. No. Abbiamo trovato il gruppo di The Caravana. Guarda che bella robetta. Ne vado. E niente, Lucchesini, allora dove andiamo oggi? Oggi proviamo Monte Fumaiolo da nord. Vediamo se scendere a sud, ripellare, tornare a nord. Tutto dipende dal freddo e dai tempi. E dai tempi. Che gli dà la moglie. Esatto. Quindi, ragazzi, informazioni prese. Adesso si va e si massella. Traccia fatta, per fortuna di qua c'era da tracciare, ma noi abbiamo sempre, scegliamo quella già fatta. Esatto. Boh, avanti. Powder! Marcelli, cari, io faccio sempre chiudi fila, davanti abbiamo il Lucchesini che fa da trattore, tira un po' di vento, un po' di bianco, non proprio ideale. Avanti, però super super paesaggi fantastici. La cima l'abbiamo conquistata, però si vede un cazzo. White out completo, pelli tolte, e adesso si va in giù, che direi che se no rischiamo anche troppo. Quindi adesso vi godete un po' di paura in giù. Ciao belli.
traccia è sto lì. Pensando se... o no? La traccia è laggiù. Ah, qua è sceso qualcuno. Sì, sono scesi, Fatta... Non so come sono il registro, è meglio che stare da lui sicuramente. Mamma mia! Mi hai seguito a me? Maledetto! L'ho sbagliato! Mi sono in corte! Cosa? E ragazzi! Bella! Scoppiati, siamo scoppiati! Grande! Daghe! Daghe! Grande Tiz! Hai detto bioparco? Mamma mia, ragazzi! Che robettina! Qui è dove siamo saliti, sì. C'è. Hai visto il pullman? Ho detto. No, cazzo, siamo bassi. Bellazzo. Penso, speriamo che siano venuti grandi video. Però direi che i sorrisi parlano da soli. La parte meritava. Cascate! Cascate con fessura finale. Fatta anche la ripellata che probabilmente mi ha seccato le gambe. C'è anche un drenato. C'è anche il lupo delle nevi. Lui freschissimo. Tiziano appena finito il riscaldamento praticamente. E niente, adesso ci divertiamo ancora un po' a scendere in mezzo ai boschi in campo aperto. I nostri miglia della giornata li abbiamo fatti, che contano di più perché in cima abbiamo tracciato come gli animali. Il miglio bianco, esatto, e via adesso. Yay! Peccato che abbiamo perso un membro del team, un timbro importante. Qua c'è, puoi mostrare la tua faccia? Cioè, perché dovete sapere che il signor Lucchesini qua adesso ha iniziato pure a scriversi le mie papere. Proprio le cappellate che dico quando sono in calo di zuccheri e non riesco a folmurare. In calo di zuccheri e quando anche non sei in calo di zuccheri. Perché la riunione non era in calo di zuccheri. La cazzata l'hai sparata là. Già. Qual era quella della... Il Paul Tanner. Vabbè ragazzi, dai, okay. Ci prepariamo dopo. Dropping!
ragazzi, arrivati anche in fondo. Gita finita. Gran giornata, gran neve. Ce n'era quasi fin troppa per per i nostri sci poco da performance, o meglio, tanto da performance, poco da powder. Tanto la differenza la fa la gamba. Quindi datemi due, dai, una chicca per concludere il video, cosa mi dite? Ah, parli con me, pensavo certo. Ai tuoi supporter. A voi. Comunque quando scendete evitate di mettere la neve sulla strada, perché no, i local si arrabbiano perché c'era un po' di neve sulla strada adesso. Esatto. Ovviamente il pullman che viene su e porta 75 scialpinisti e blocca il traffico, lo spazzaneve, quello non è un problema, però noi che abbiamo tirato giù un po' di neve lì, è un problema. Sì, un problema. Vai ragazzi, detto questo, andiamo a bere, andiamo a bercene una che ci siamo guadagnata. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di commentare, farmi sapere che cosa ne pensate di queste uscite. Fatemi sapere se lo sci alpinismo vi interessa davvero, oppure se voi siete rucciatori. Insultare anche pesantemente. Ecco, fate quello che volete, fatelo sapere qui sotto. Mettete un bel like, che aiuta sempre il canale a crescere, anche critica, e anche una critica motiva sempre i nostri amici. E compratevi questa cosa che è comoda. Esattamente, perché se sei pro così. E detto questo, ormai lo sapete già, sei young, sei sexy e get my sexy. Alla prossima!